Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento i tre tipi di didattica in periodo Covid-19 2020-2021. La didattica in presenza è la didattica nella forma classica di istruzione, organizzata in classi reali con la partecipazione di docenti e studenti, reintrodotta nella ripresa scolastica di settembre 2020 per infanzia primaria, secondaria di primo grado. Può essere gestita secondo diversi modelli tradizionali, frontali o flip e idee pedagogiche di riferimento. È sincrona. Didattica a distanza, la DAD, tipica dell'insegnamento a distanza, in passato utilizzata per l'insegnamento universitario professionale, ha avuto grande successo con i MOOC, Massive Open Online Courses, adottata come soluzione unica per tutti i gradi di istruzione nella prima fase dell'emergenza Covid. Si svolge interamente online e si appoggia su piattaforme per l'organizzazione dei materiali e forum e si serve in molti casi di sistemi di videoconferenze. Questa tipologia di didattica potrebbe essere riutilizzata in caso di lockdown se ci fosse una nuova emergenza coronavirus. È asincrona. Il terzo tipo di didattica è la didattica digitale integrata. Introduce strumenti digitali, piattaforme e sistemi di videoconferenze nella didattica d'aula. È previsto anche che gli alunni possano turnare tra due modalità, in presenza e online. È sincrona e asincrona, introdotta per l'avvio scolastico di settembre 2020. La didattica digitale integrata in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola. Ha il suo antecedente per quanto riguarda l'uso delle tecnologie della rete, della rete introdotte nella didattica, nelle sperimentazioni di innovazione della scuola, la legge 107 o buona scuola. I tre tipi di didattica rappresentano tre passaggi successivi nell'istruzione al tempo del Covid-19. Sicuramente portano ad una revisione del modello in presenza e all'introduzione decisiva degli strumenti tecnologici nell'insegnamento. Coinvolgono e rivoluzionano fattori economici, sociologici, didattici, pedagogici, progettuali. Dalla didattica digitale integrata DI si potrebbe ritornare alla didattica a distanza DAD nel caso si ripresentasse l'emergenza sanitaria.